La sfida tra zebre e toro mette di fronte due club con un'evoluzione storica e caratteristiche societarie molto diverse tra loro. Ma ciononostante, con forti legami col capoluogo sabaudo, rappresentavano fin dal primo dopoguerra la contrapposizione di due classi sociali opposte. Da un lato la borghesia cittadina e l'aristocrazia, dall'altra il mondo operaio. Negli ultimi decenni queste differenze si sono attenuate, ma l'intensità e la passione non sono affatto cambiate. Questo è un palcoscenico veramente impressionante, prepariamoci ad assistere a uno spettacolo indimenticabile. Sarà anche un amichevole, ma credo che la competitività non mancherà all'appello. Beh, è difficile ignorare una rivalità quando è così radicata. È un amichevole, certo, ma non puoi toglierti dalla mente che faresti comunque felici i tifosi con una vittoria. Avrebbero di che vantarsi con gli avversari per qualche giorno, anche sul posto di lavoro. Via la gara! Izzo. Ansaldi. Scatta verso il pallone. Zaza. Cross di Zaza. E l'arbitro assegna il corner. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Arthur. Chiesa. Morata, opportunità. Cristiano Ronaldo. Passaggio intercettato. La butta via e fa respirare la difesa. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Allontana il pallone. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. E perde il duello fisico con l'avversario. Calcio di punizione per la Juventus. Ci mette la testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Allunga in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Scodella in avanti. Lukic. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Zaza. Sanabria. Sanabria. Il suo pallone è morbido. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Fallo, nessun dubbio. Per questa volta l'arbitro lo grazia, ma lo redarguisce molto energicamente. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Non farlo passare! Arthur. C'è la palla lunga, in avanti. E se vi foste sintonizzati solo ora, tranquillizzatevi, la partita è ancora sullo 0-0. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Occasione da rete! E c'è il gol della Juve! Prima rete per la Juventus!
La Juventus sa costruire il gioco e vede bene la porta. Scambio d'antologia e finalizzazione impeccabile. La Juventus segna il gol che sblocca la gara. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Izzo alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. Chiesa. Rabiot. Prova il tiro. Splendida reazione del portiere. Altra occasione. Finalizzazione decisamente infelice. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Chiesa. Morata. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. L'estremo difensore la calcia lunga. Lukic. La Juventus è sopra, un buon primo tempo per loro fino a questo momento. Prova a spingere sulla sinistra. Ansaldi. Ansaldi verso il centro. Ottimo intervento. Chiesa. Arriva Cristiano Ronaldo. Inventa nello spazio. Cristiano Ronaldo! Lukic. Sono finiti i primi 45 minuti, squadre negli spogliatoi, primo tempo intenso. E ci auguriamo che il secondo ci possa proporre ancora di più. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Beccato in offside da guardaline. Lancio lungo del portiere. La mette in mezzo, tocca con la... ed evita il gol. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Si riparte dalle braccia del portiere. Cuadrado. Chiesa. Arthur. Cuadrado. Morata. Raccoglie un passaggio dalle retrovie. Ottimo dribbling. Cristiano Ronaldo. Può calciare. Grande intervento, vale come un gol. La mette in avanti. La mette in profondità per il compagno. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Morata, opportunità. Miracolo di Sirigu. Lukic. Zaza, questa palla è per lui. Vai.
c'è un bel pallone in profondità. Zaz riesce a Zaza! E poteva certamente fare meglio su una palla molto intelligente. Che occasione! Un pallone fantastico! Avrebbe davvero dovuto sfruttarlo meglio. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Vuole la profondità. Morata va a raccogliere il passaggio. È davvero una bella serie di passaggi questa. Da lì può concludere. Zaza! Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti. Infatti. C'è il tiro! Tentativo di passaggio lungo, poco preciso. Sostituzione per il Torino. Numero 20. Viene sostituito con numero 6. Fa sportellate con il suo marcatore. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Può cercare il taglio in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Palla allontanata senza troppi complimenti. Morata. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Verdi, tocco morbido. Ecco il filtrante. Pericolo in aria. Tenta la conclusione. Supera la linea, gol! Il Torino è riuscito a raddrizzare la situazione. Ha controllato con il primo tocco e l'ha messa dentro con il secondo. Magnifico! Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Effettivamente ha ripagato il mister della fiducia che gli ha dato mandandolo in campo. Si ricomincia da una situazione di parità. Il Torino ora ha l'inerzia della partita a suo favore. Può provare a vincerla. Cristiano Ronaldo. Fuori! Occhio alla conclusione! Gran gol di Bernardeschi! Un gol che parla da solo! Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate peraltro al quarto uomo. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Sono in vantaggio, devono gestire in questi lunghissimi minuti finali. Pallone lungo, in verticale. Siamo attenti! Mancano pochi... Che sfista! Bernardeschi.
grande occasione. Verdi. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Sono riusciti alla fine a mantenere il vantaggio. È stata dura. La partita è sempre stata in bilico. Alla fine però sorridono loro. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Sono stati bravi.